Fai? Faccio time, dice. Faccio time. Esatto. Ciao a you e benvenuti al nuovo video. Questo è il nuovo Faccio time. Visto che l'avete chiesto in tantissimi, visto che l'adorate così tanto, il nuovo Faccio Time era stato fatto con la nonna, cioè questa è con la nonna. Lei è la nonna. Voi la conoscete? Saluta. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, abbiamo scelto delle domande. Abbiamo scelto delle domande e mo le rispondiamo. Domanda per la nonna. Prego di Diego. Pregio, penso, immagino. Pregio, un pregio mio. Ah, è bello, bravo, gentile, intelligente. Ha tutti i requisiti belli. Tutti i requisiti belli, tengo. Domanda per Diego, ma il video di Omegle lo farò perché siamo quasi arrivati a 72.000, quindi dobbiamo fare lo speciale di Omegle. No, sei da fare lo speciale di Omegle. Certo. Certo, sei da fare. Come avere un nipote come Diego? Avere una fortuna. Io sono stato fortunato con lui, con la sorella, con la mamma, tutti in famiglia. Tutti in famiglia, non so il cazzo c'entra però. Ciao nonna, cosa hai pensato quando tuo nipote cantava squarciaculo? Mi rallegrava pensare. No, che pensavo? Stai dicendo quando abbiamo fatto il video là. Andaia. Non sa nemmeno lei cosa pensavo. Sta a posto. Per Diego, scriverai ancora qualche pezzo? Sì, c'è un nuovo pezzo che uscirà. Penso di sì. Ah, no. No, avevo risponderto cosa tu. E veramente poi stai piannurito tutto per. Sì, uscirà qualche nuovo pezzo a brevissimo, non tra tanto, quindi nonno. Sa cucinare la nonnina? No, cucina una merda. Perché cucina una merda? Che vuole cucinare tua mamma? Qual è uno dei ricordi più belli che hai? E domanda importante, quando ritorni a fare video commenti? Il ricordo più bello, uno dei ricordi più belli che ho, non so, cioè che mi ricordo, però ritornerò a fare video commenti. A parte che l'ho fatto, c'è cioè quello di Pasquale Praticò, se andate nel canale lo trovate. Tu l'hai visto quello di Pasquale Praticò? Sì. Ciao Diego, come hai reagito quando ti hanno detto di far parte al musical? Lo sai che la mia classe ti ha riconosciuto per il tuo canale? Vabbè, ti seguo da tempo. Ciao, sono quella che alla custodia ti ha chiesto 1000 foto e 2 autografi. Grazie a te per essere venuto alla custodia, grazie a tutti voi, ringrazio pure la tua classe. Come ho reagito quando ho preso parte al musical? Per Diego, se dovessi tingerti i capelli, che colore... Se dovessi! Oh! Oh, ma che stacca! Se dovessi... Per Diego, se dovessi tingerti i capelli, che colore saresti? Azzurro. Come un Napoli. Come diciamo nel musical. Per la nonna, cosa non ama mangiare Diego e cade voglio? Credo che non lo piace a Diego. Ma te l'ho domandato a te? Non lo so. Come lo sai? Ma non vale se ti consigli. Sto pensando i friarielli. I broccoli. Poi invece di primi? I primi, pasta col sugo. Non mi piace. Ti piace? No, che cosa non mi piace? Ah, come primi... Pasta e fagioli, pasta e ceci, questo non gli piace. Lasciati. Giuseppe Mastro Giacomo, fai una lezione d'inglese con tua nonna. PS, sei grande e se puoi salutami. Grande lì, facciamo una lezione d'inglese. Impariamo a dire la penna è sul tavolo. Pen is on the table. Non è difficile. Pen is on the table. The pen is on the table. The pen is on the table. No, the pen is on the table. The pen. The pen. Is on the table. The table. No table. Table. Ma buon panni! Mo dillo insieme. The pen is on the table. The pen is on the table. Più o meno. E poi impariamo a dire what the fuck. What the fuck? What the fuck? No, what the fuck? What's your name? Parish Rosa. Dici tu, Arish, what's your name? What's your name? My name's Coca. It's Coca. No one is. My name's. My name's Coca. Esatto. How old are you? How old are you? No, you old are you. How old are you? How old are you? I'm 78. Guarda, senti. No, guarda, senti. Guarda, senti, ascolti. Ma
Salvo le circostanze. Ok, domanda per la nonna: cosa ne pensa di quello che fa Diego? Pensi che quello che fa fa tutto bene. Invece pensi che un sogno così non ritorni mai più? Gli vince con la faccia e le labbra di quello. Le labbra, la sempre ritta così. Domanda per Diego: ti saresti mai aspettato tutto ciò? Assolutamente no, perché come ho detto tante volte non avevo aspettative in quello che facevo, quindi è stata una sorpresa, è stato bello e basta. Angelo Mazzella: tomantina per la nonna di Diego, ma se una valigia si porta, perché la porta non si valigia? Giusto, fatto. Secondo te, perché la valigia si porta e la porta non si valigia? La valigia si porta quando uno parte e mette la roba in testa. Perché la porta non si può valigia quando uno parte e si mette la roba in testa? Non lo so. E tu facciamo sapere a lui. Domanda per la nonna: siete fiera di vostro nipote? Fierissima, fierissima in tutte le cose sono fiera. Prima perché è un bravo ragazzo, è onesto e pulito. Poi io lo amo. Nonna, volevo sapere per te Diego cos'è? E volevo dirti che dai video si capisce che sei una nonna fantastica. Che cosa per me Diego? È mio nipote. E credo, ma la cimucina non parte. Diego per me è mio nipote, lo amo. Esatto, lo lei per me è mia nonna. Pensa un poco. No, non voglio faccio. Faccio. Senti, e poi volevo dirti che dai video si capisce che sei una nonna fantastica. Bravo, grazie. Bravo. Domanda per la nonna: che persona è Diego? No, ho detto una persona pulita, onesta, semplice, questo è. Non sonava un'idea. Non sonava un'idea, veramente. Per la nonna, raccontateci un aneddoto divertente di quando Diego era piccolo. E ci sono tanti aneddoti di quando era piccolo. Uno ne racconta. Ma perché guarda mamma? Quando andava a cantare, quando andate a cantare la prima volta. Divertente. No, non mi ha ricevuto divertente, devi raccontare un aneddoto divertente. Sono tanti, a che ne sa che. A te Diego non so che chiederti, ciao, ti voglio bene. Ciao Sabri, pure io ti voglio bene. Per la nonna di Diego: nonna di Diego, siete fortissima, insieme a vostro nipote ne fate morire da ridere. Ma cosa pensate quando Diego fa i video? Che penso? Penso che lui è bravo, che sta facendo una cosa per il pubblico, per lui. Belle, una bella sensazione. Ciao, me ne vado. Domanda per Diego: in mente di fare... chi stai? Mentre sto parlando, io posso fare. Domanda per Diego: hai in mente di fare in futuro raduni fuori dalla campagna? Ma magari sì, però non posso farlo da solo, quindi devo aspettare qualcuno che mi aiuti a organizzare queste cose. O no? Certo. Anzi, no. Nonna Cocca, cos'è che non va a Napoli? Questo è un argomento serio, vai, a rapida. Tante cose non vanno a Napoli, potrebbero andare tante cose bene, però purtroppo non vanno bene. Non vanno bene, perché non è Napoli. E perché vanno male? Stanno parecchi napoletani che non vanno bene. A Napoli. Stanno un sacco di napoletani a Napoli. Non va bene. E non va bene. Non va bene. Vogliamo i torinesi a Napoli. No, i torinesi no. No, i torinesi non lo piace. Ti piacciono? E anche i fiorentini? No. I napoletani mi piacciono. A lui i napoletani a Napoli vanno bene. Sì, ma è buono, che lì là è buono. Ma noi mamma mia. Anna Librone: di tu e tua nonna, che ne pensate delle persone che pubblicano 2.837.371.82? Non ho detto bene, non fa niente. Video di Dub Smash, credendosi divertenti, che tra l'altro non vanno neanche a tempo. Che ne pensi dei video di Dub Smash della gente che non vanno a tempo? È una parola. No, non è una parola, Dub Smash. Dub Smash. No, Dub Smash. Che cosa ne pensi della gente che fa i video di Dub Smash che non vanno a tempo? Comunque fanno ridere all'inizio, proprio rompono cazzo. Nancy Giacobelli: per la nonna, prova a dire Tina pettinami tu ma pettinami bene. Tina pettinami tu ma pettinami bene. No pettimani. No, non so accerci. E provaci. Nonna. Guarda, è San Crispino. No, Tina pettinami tu ma pettinami bene. Tina pettinami. No, c'è riuscito, non esiste. Tina, pettimini. Pettimini un bel. A pettimani bene. No, pettimani. Va niente, mamma. Com'è stato recitare con il grande Sal Da Vinci? Bellissimo, perché al di là del lato artistico di Sal, che è una pila, cioè una torcia umana, si ferma mai, è una persona fantastica. Quindi è stato bellissimo. E oggi ho un bellissimo rapporto con Sal. Mi rivolgo a lui quando devo chiedere un consiglio, un parere, una cosa qualsiasi, perché ci vogliamo bene. E quindi...
Sal, si stai vedendo questo video e ti voglio bene. Facci time, Ilaria Remo. Signora, posso sposare suo nipote? Come vuoi sposare? Dipende tu che età hai, che intendi sposare? Sposare, sono vari modi di sposare. Cioè, tu che cosa pensi quando dici posso sposare tuo nipote? A te che te ne ammendo quando dici posso sposare tuo nipote? Io non ammendo, sì, tu ti stai sposando a me. Se è una cosa bene per te, una cosa bella per te, sarebbe bello pure per me. Esatto. Però a questo momento non ne parliamo proprio. Hai detto che no. Domanda per la nonna. Cosa prepara a suo nipote di solito? Molto caffè. Domanda. Cosa ha cambiato nella tua vita YouTube? Tante cose. Ma ha cambiato un sacco di cose. Ma più che altro è stata un'iniezione di speranza verso il sogno che ho sempre avuto da bambino. È quello di fare spettacolo, di poter comunicare alla gente. Quindi se c'è qualcuno che vuole cominciare questa strada, facciatelo credendoci e divertendovi soprattutto. E resti. No? Fuck you time, Francesco Luigi Belgrande. Viva la... Viva la sincerità. Viva la sciacquara, no? La sciacquara è la ricetta tu che fai la sciacquara, non posso dire. Ma viva la pocchiacca. Che zozzo che sei. Madonna, che scandalo, senti. Emi Caldarelli, potete urlare, ma siete tappo, vi adoro, salutatemi, vi prego. Salutiamo Emi Caldarelli. Saluto, ciao Emi Caldarelli. Emi Caldarelli. Ma siete... Tappo! Donato dell'Aquila, fai solo youtuber o qualche altro mestiere? Che cazzo vuol dire qualche altro? Qualche altro mestiere? Sì, faccio altri mestieri. Cioè, c'è un altro mestiere. Sarebbe quello di fare spettacoli dal vivo, cantare dal vivo. E chi dal vivo? Martina Lista, la canzone che ti descrive a cui sei più particolarmente legato, sia straniera che italiana. Allora, straniera è Bad Day di Daniel Powter. Non so perché, però a te piace Bad Day di Daniel Powter. Sì, assai. Beh, la nonna sa la memoria. Italiana non lo so, non saprei. Forse è Luna di Gianni Togni. Toria Muser Petrecca, domanda per la nonna. Quando suo nipote si fidanza, lei è gelosa oppure no? Un pochino sì, un po' così. Half half. Half half. Ogni quanto ti fa la doccia, la puzza si sente fino a qua. Ma solitamente ogni 3-4 settimane. Ehi! Vabbè, ma ci ho fatto 3 settimane fa la doccia. Ogni averno credito. Non è vero, tutti i giorni se la fa. Per la nonna, com'era Diego da piccolo? Bellissimo. Bellissimo! Bellissimo. Bellissimo. Anche dai, non so cosa chiederti, ma fammi comparire nel video. Sempre se non vuoi diventare sterile. Emanuele Fonticelli. No, perché hai detto fai uno scherzato a nonna e salutami se puoi. Ciao. Ciao. Angela Cafaro. Cafaro. Non so ciò. Di a tua nonna che cucina uno schifo. Io cucino uno schifo. Addì, non ti sei sbagliato su questi. No, non lo ammetti che fai. Poco non è che saccia tanta tanta. Poco non è che saccia tanta tanta. Tanta tanta. Tanta assai. Omoseus e me ne va. Cosa pensi quando guardi il numero di iscritti di un altro youtuber ed è molto più alto del tuo? Mi saluti? Niente, bene, ho avuto la fortuna di avere più iscritti, va bene, però per me già il mio numero di iscritti che è quasi 72.000 mi rende felicissimo. Se poi crescono, ben venga. Ben ben. 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 Romina Tancredi, ma quanto sei bello? Tutti quanti come una formichina. Roberto Piccolo, balla Anaconda di Nicki Minaj con tua nonna. Oh my gosh, look at her butt. Fai fare freestyle a tua nonna. Vai. Sto freestyle è veramente una cosa scandalosa. Silvia Chelsea, caro Diego, questo è un brutto periodo della mia vita e per questo mi sorge spontaneo a farti questa domanda. La vita è bella? La vita è bellissima. La vita vera è bella, no? La vita è bella. A te non piace la vita. Pure la chakra è bella. Ma la chakra è bella per te, no? Ti piace la cacca? La domanda. Ti piace la cacca? E a me non mi piace la cacca. Che scusa, c'è chi piace la cacca? Che ci le piace? Ci sta gente che davvero le piace la cacca. Non ci crede che ci sta gente che... Sì, se lo spalmano addosso, cosa? Gaetano Albanese, secondo tua nonna, ascolta bene queste parole, devi essere attento. Come è possibile poter capire e spiegare a fondo l'inconscio dell'uomo e le relazioni intrinseche che possono persistere tra lo spirito e la ragione del vivere? Mi spiego meglio. L'io di ognuno, è possibile renderlo pragmatico nel suo essere attraverso la ragione e l'anima di ognuno? Non so rispondere perché non ho capito niente. Te lo ripeto un'altra volta piano piano. Come è possibile poter capire e spiegare a fondo l'inconscio dell'uomo, cioè l'inconscio, quello che tu non...
non sai di star pensando, ma il tuo cervello lo sta pensando inconsciamente, e le relazioni intrinseche che possono persistere tra lo spirito e la ragione del vivere. Comunque, secondo me la fammo qua a mamma. Fammo qua a sorte. Allora, noi mo li salutiamo, no? Cioè, li salutiamo. Quindi fai tu i saluti finali, vai. E saluto a tutti, una buona salute. Ciao, ciao, ciao a tutti, è stato veramente un piacere. Piacere. Per noi poter persistere nella comunicazione interverbale che c'è stata. Questo verbale non ci voleva, comunque. Che comunque si addapava. Sei pronta? Allora, ma facciamo insieme. Ancora sta finito! No. Ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere stati qui. Se ti va, iscriviti al canale, commenta e condividi il video su Facebook, sarebbe veramente fantastico. Vi lascio sotto i link per tutti i miei social, Instagram, Facebook, Twitter, Nonnot, c'è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, aiù! Cansado.